Ciao ragazzi, sono Giorgio Di Tullio e siamo a lezione con Rocker TV. Perfetto ragazzi, argomento pazzesco. Poliritmia. Poliritmia vuol dire più ritmi in uno. In questo caso, dopo tanti anni di studi, ho realizzato una metodologia particolare che è effettivamente semplice da distinguere separatamente, ma difficile da unire, ovvero le articolazioni, cioè la base, piede destro, piede sinistro, mano destra, mano sinistra, fanno delle cose diverse. Allora, supponiamo che noi adesso usiamo una frase in 5 sotto, in 5 ottavi, 5 quarti, dipende da come la volete pensare. Potrebbe essere questa, no? Ok. Questa è una base in 5. La mia destra, in questo caso, può fare 4 disegni. Il primo è ottavo, 2 sedicesimi, oppure 2 sedicesimi, 1 ottavo, oppure ottavo, sedicesimo, ottavo, oppure pausa di sedicesimo, 3 sedicesimi. 1, 2, 3, 4. Ok. Questi sono i pattern che dovete usare facendo questo tipo di studio. Mettiamo caso che io orchestro, per esempio, quello più facile, per cui sono in pari. 1, 2, 3, 4. Sotto invece sono in 5. Qui. E già qua, tra suoni e incastri, abbiamo delle cose totalmente diverse. Adesso, io ho la mia mano sinistra libera, per cui tutto quello che riguarda il solfeggio ritmico, che spero i batteristi studino, o abbiano studiato, da una nota, due note, a tre note, a note poliritmiche, terzine, io adesso ve le elenco tutte, come se fosse una specie di solfeggio unico, insomma, che infine. Prendiamo quelle da una nota, ok? Perfetto. La sinistra fa tutto il solfeggio ritmo possibile, solfeggio ritmico possibile, nel senso che note da 1, note da 2, note da 3, figure dispari, terzine, terzine di quarti, 5, 7, clave finale, ok? Avete la possibilità di improvvisare con la mano sinistra. Io chiaramente adesso non ho fatto praticamente un solo, ho solo elencato tutte le possibilità che posso fare ritmiche con la mano sinistra, mantenendo il primo disegno, ce ne sono 4 con la mano destra, per cui 4, 5 e mano sinistra libera. Potete fare un concerto da soli, come il nostro buon Terry Bozzio.
Questa è la storia. Ok? Poliritmia, ragazzi. A lezione con Rocker TV, che ci dobbiamo vedere più avanti.